Oggi abbiamo visto Gesù a Gerusalemme e ha visitato quella piscina a Betesda dove era una moltitudine di ammalati. E quando io ho meditato su questo fatto, ho visto che questi ammalati erano grandi egoisti perché si poteva fare così. Si poteva iscrivere ognuno in un ordine, si poteva fare un servizio che quando viene un ordine, per esempio quello primo, secondo, terzo, quarto, quinto, e quando scende angelo, lo portano là e già secondo sa che prossima volta sarà il mio turno e la gente mi aiuterà a entrare per prendere la salute. E così gli altri potevano stare a casa, i primi 10. Potevano giacere là e poi li hanno chiamati e sì, è vicino il tuo turno. E così tutto sarebbe in ordine, ma questo caos che Angelo scende e tutti saltavano nella piscina egoisticamente, chi sarà primo? Povero l'uomo giaceva là 38 anni, che vergogna, no? Allora, questo si scopriva che doni scendevano dal cielo della guarigione, ma gli uomini si comportavano come bambini. E questo succede tantissime volte anche nella nostra vita, per questo bisogna fare quello che si può per migliorare. Seconda cosa, quelli che vogliono meditare su questo fatto, allora l'acqua è una creazione straordinaria, perché senza acqua non c'è vita. Acqua ci aiuta a lavare il corpo. Acqua è da bere per non avere la sete, per avere la vita, eccetera. Acqua si può mettere nell'acqua la benedizione. La benedizione è così che scaccia i demoni, sì? Che purifica dai peccati veniali. Poi nell'acqua si può mettere il dono della guarigione, come oggi abbiamo visto. Angelo viene con il dono dal cielo, tocca l'acqua e quel dono dal cielo porta nell'acqua. Qui viene chi viene primo, questo dono può portare dall'acqua su di sé. Capite? Possiamo molto molto meditare su questo fatto, cosa tutto si può mettere nell'acqua. Poi sappiamo che anche le maledizioni si possono mettere nell'acqua. Cos'è questa creazione dell'acqua che si possono aggiungere tante cose? Per esempio, a Lourdes si mette guarigione nell'acqua. Bisogna capire e poi ringraziare a Dio per il dono dell'acqua, perché mi ricordo San Francesco d'Assisi non voleva nemmeno che una goccia cade invano sul pavimento, eccetera, perché lui aveva grande stima verso l'acqua, ma noi abbiamo perso questo senso, meditare su questo grande dono che Dio ci ha dato, e ringraziarlo e benedirlo e poi migliorare la nostra vita. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia Sempre. lodato.